Onorevole Latronico in arrivo. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1.3 Crombickler. Prego, lei la parola. Sì, le ho dato la parola. Grazie, non mi sono accorto. Solo questo, a fine di questa serie di emendamenti, volevo ricordare che con ogni respingimento di emendamenti di questi abbiamo commesso un reato ambientale. È un attentato alla nostra salute. Con questo, per esempio, come volevamo, l'introduzione, cioè, delle misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella comunità di questi. Grazie. Grazie onorevole Crombickler. Metto in votazione l'emendamento 1.3 Crombickler. Parere contrario, Commissione Governo. È aperta la votazione. Carra. Mazzoli. Ci siamo? È chiusa la votazione. La Camera respinge. Emendamento 1.20, Massimiliano Bernini, prego, a lei la parola. Grazie Presidente. Brevemente, con questo emendamento si intende così recepire la direttiva 2015-254 che abroga una direttiva, la 93/5/CE, che è obsoleta. Parliamo di questioni concernenti la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni appunto relative ai prodotti alimentari. Io penso sia un emendamento di assoluto buonsenso, quindi invito l'Aula, invito i membri del Governo ad una riflessione su questo emendamento. Grazie. Grazie, non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 1.20 Massimiliano Bernini, parere contrario di Commissione e Governo, è aperta la votazione.